Le notizie che si rincorrono da qualche giorno circa un mini rimpasto in giunta a Bagheria trovano conferma nelle parole del sindaco Tripoli, il quale non smentisce. Prossimo ad entrare nell'esecutivo cittadino il consigliere comunale Francesco Gurrado di Bagheria al Centro, Liberali e Popolari, che prenderebbe il posto di Emanuele Tornatore in questo scorcio di mandato amministrativo fino alle elezioni del maggio del 2024. Gurrado dovrebbe assumere le deleghe del predecessore, ovvero delle politiche sociali e sociosanitarie, politiche giovanili, famiglia, beni condivisi, rapporti con la Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose. Sindaco Tripoli, in merito a queste voci di un possibile rimpasto in giunta, cosa ci può dire? Ma siamo in fase di lavoro. In settimana avremo novità? Penso che qualche cosa si muova. Da oggi l'edificio di via Federico II, già sede del Palazzo di Giustizia e adesso delle politiche sociali del comune di Bagheria, che presto diventerà casa della comunità, intitolato alla memoria di Pietro Busetta, vittima innocente di mafia. L'iniziativa è stata organizzata dal Lions Club di Bagheria, guidata da Alba Ferrara. Alla cerimonia che si è svolta stamani hanno partecipato il sindaco Filippo Tripoli, l'assessore alla legalità Daniele Vella, i familiari di Pietro Busetta e l'ex procuratore aggiunto di Palermo Leonardo Agueci. Cosa provi in questo momento con l'intitolazione del palazzetto a tuo papà? È un'emozione grandissima, veramente, guarda. Dopo 39 anni non mi aspettavo di raggiungere questo obiettivo, che tra l'altro era la vita di papà. Papà e questo edificio vivevano in simbiosi quando c'era la nostra azienda, e quindi per me veramente è un giorno, dopo tutti quei momenti oscuri della vita che abbiamo avuto, che abbiamo subito, questo è un momento veramente che mi rende felice, perché ritorna a coniugare questo edificio con mio padre. Lions è sempre presente a Bagheria per questo tipo di iniziative abbastanza significative come oggi. Sì, ancora una volta il Lions Club, che mi onoro di rappresentare, è oggi qui presente proprio perché vuole dimostrare la sensibilità su un tema così importante come la violenza della mafia contro la mafia. Ricorderemo Pietro Busetta, questo imprenditore, padre di 5 figli, che venne ucciso barbaramente dalla mafia per una violenza trasversale. Ma noi oggi vogliamo dimostrare che il lavoro onesto e l'operato della famiglia continua, e noi saremo sempre accanto a tutti coloro e faremo di questo tema, la violenza contro la mafia, sempre il nostro vestito anche come club. Oggi vogliamo commemorare appunto Pietro Busetta. Già il Palazzo già di Giustizia è poi diventato ad oggi sede delle politiche sociali, era stato intitolato tanto tempo fa Pietro Busetta. Oggi invece la famiglia insieme a Lions abbiamo voluto realizzare una targa che rimane in peritura, perché quella che era stata realizzata poi col tempo si è un po' deteriorata, in modo tale che a prescindere dai locali e come verranno utilizzati, rimarrà impressa la figura di un imprenditore bagherese ucciso dalla mafia come Pietro Busetta. A meno di sorprese dell'ultima ora, sono due candidati a sindaco di Casteldaccia alle elezioni amministrative in programma il prossimo 28 e 29 maggio. Da una parte il sindaco in carica Giovanni Di Giacinto e dall'altra Pippo Pinello, ex funzionario della Camera di Commercio e già sindaco nei primi anni 90. Di Giacinto ha già incontrato gli elettori in diverse occasioni, mentre Pinello si presenterà agli elettori domani, domenica 16 aprile, alle ore 17 presso la pizzeria Piano Verde. Sindaco Di Giacinto, come procede la campagna elettorale in vista del rinnovo dell'amministrazione comunale di Casteldaccia? Diciamo che noi già siamo in campagna elettorale, già da un bel po' di tempo. Diciamo che abbiamo la lista pronta. Il giorno 28 aprile, che è il primo giorno per la presentazione della lista, già presenteremo la nostra lista, una lista fatta da tanti consiglieri comunali uscenti di maggioranza, con l'innesto di tanti professionisti all'interno di questa squadra, con tanti giovani che hanno aderito
a questo progetto politico con Giovanni Di Giacinto Sindaco. Ci prefissiamo l'obiettivo di continuare a lavorare così come abbiamo lavorato in questi 5 anni, per continuare a tenere un paese pulito, a dare dei servizi che prima non c'erano, a abbellire il nostro paese, e quindi con l'obiettivo di far diventare Casteldaccia sempre un punto di riferimento della provincia di Palermo. La campagna procede molto bene, stiamo lavorando abbastanza bene. Approfitto di questa intervista per comunicare che domenica prossima alle ore 17 abbiamo una riunione, una convention, dove ci sarà la presentazione del candidato sindaco. Sarà tenuta al Piano Verde, quindi ripeto, alle ore 17 al Piano Verde. I candidati sono molto, molto ben caricati, e quindi stiamo lavorando abbastanza bene, molto determinati soprattutto, per cercare di portare a Casteldaccia quel cambiamento che è appunto il simbolo, il nostro motto, il nostro simbolo, il cambiamento che noi riteniamo necessario. Cosa è cambiato rispetto a qualche giorno fa, quando c'era in previsione un terzo candidato e invece gli altri sono convenuti sulla sua persona? Beh, è cambiata sicuramente la impostazione di tutta la campagna elettorale. Adesso una campagna molto più intensa, siamo soltanto 2 candidati, almeno credo che sarà così. Non c'è più quella divisione, non ci dovrebbe essere quella dispersione dei voti che normalmente si ha quando ci sono diverse liste in gioco. Diventa quasi un referendum, non vorrei dirlo, ma proprio così alla fine dei conti. Faranno sicuramente la differenza un po' i candidati, le liste che verranno presentate. Noi riteniamo di avere una bella lista e faremo la nostra onesta e bella battaglia. Da qualche tempo fa si parlava di una terza candidatura, poi invece tutti gli altri sono confluiti con Pippo Pinello. Questo è positivo o negativo per la votazione? Ma guardi, io non mi pongo il problema degli altri. Gli altri possono fare quello che credono, si possono mettere assieme, si possono dividere. Io mi faccio sempre la mia campagna elettorale, che non è rivolta mai all'avversario. La mia campagna elettorale è rivolta ai cittadini, a quello che ho fatto, a quello che sono, sulla mia serietà dal punto di vista di sindaco, sull'attività che svolgiamo, per cui non mi pongo il problema. Se erano 2 candidati, che ben vengano, se sono 3 che ben vengano, se uno da solo, faremo una sfida uno contro l'altro, sempre nel rispetto dell'avversario, e mai parlare male dell'avversario, perché per quanto mi riguarda posso parlare di me, della mia amministrazione e dei miei uomini, che sono tutte tante persone per bene. Lavori senza soluzione di continuità in autostrada nel tratto autostradale tra Casteldaccia e lo svincolo per Bagheria sull'A19, si procede ad una sola corsia. Il rallentamento è dovuto ai lavori in cui sono impegnati gli operai dell'ANAS, che stanno tracciando la segnaletica orizzontale. E nelle notti comprese tra lunedì e giovedì, tra le 20 e le 6 del mattino successivo, si procederà alla pavimentazione di 2 rampe dello svincolo di Altavilla Milicia al chilometro 11.100 dell'autostrada Palermo-Catania. Lo rende noto l'ANAS, sottolineando in una nota che saranno oggetto di intervento la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dal capoluogo e diretta ad Altavilla Milicia, e quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Altavilla e diretta a Catania. Durante le lavorazioni le rampe saranno precluse alla circolazione. La figura del venerabile Don Francesco Paolo Gravina, il principe degli ultimi, illustrata stamani a Villa Butera dal direttore dell'archivio storico diocesano Don Emanuele Spanò e da Don Giuseppe Di Giovanni, vice postulatore della causa di beatificazione avviata nel 1990 dal cardinale Salvatore Pappalardo. Don Di Giovanni ha auspicato l'intitolazione di una strada di Bagheria al venerabile. L'avvio della causa di beatificazione è stata autorizzata da Papa Francesco, il quale ha autorizzato la promulgazione del decreto con cui Francesco Paolo Gravina venne dichiarato venerabile. A dare il benvenuto agli ospiti, tra cui Sor Ausilia Bulone, della Congregazione delle Suore di Carità Principe di Palagonia, il sindaco Filippo Tripoli e l'assessore ai rapporti con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose Emanuele Spanò. Il Principe di Palagonia rappresenta per noi oggi un modello di santità.
è un uomo dell'Ottocento, che vive con l'Ottocento anche pieno di contrasti tra lo Stato borbonico, i moti liberali, il desiderio di una patria, di una Costituzione. E in questo contesto quest'uomo è anche un uomo che sperimenta la fragilità del tradimento da parte della moglie. Però in tutto questo riesce a trovare un orizzonte di fede, quell'orizzonte di fede che dà, ecco, al principe la possibilità di riscattare prima se stesso, il vero grande povero, e poi aiutare tutti i poveri, ecco, materiali che abitavano Palermo. Palermo è una città pienissima di poveri. Allora in questo contesto lui riesce a compiere, a fare quella volontà di Dio che lo porta a vivere una nuova esperienza.